Dove va il lavoro? Cosa si può fare con il diploma conseguito? Come si può continuare a formarsi e come si fa invece a cercare subito un impiego? È a partire da queste domande che nell'ambito di Lecce è stata organizzata la prima doppia rassegna organica per l'orientamento a posto diploma targata ARPAL Puglia. Si chiama POV, io che cerco lavoro e lo trovo, dedicata agli istituti professionali e tecnici. Con la variante POV, io cerco lavoro e lo trovo nel turismo, destinata esclusivamente ai 6 istituti alberghieri della provincia. Titolo, format e contenuti hanno privilegiato un approccio nuovo, a misura dei diplomandi. Sono stati ben 1.273 gli studenti dell'ultimo anno coinvolti, per un totale di 93 classi e 15 scuole sparse in tutto il territorio. 24 gli appuntamenti, dal 15 febbraio al 30 marzo. Gli operatori ARPAL Puglia hanno affrontato, assieme agli studenti, temi importanti e cruciali, attraverso sessioni informative, laboratori e confronti. L'obiettivo della rassegna è stato quello di trasferire a loro gli strumenti per orientarsi e muovere i primi passi in un mondo del lavoro che è totalmente cambiato rispetto al passato e che è diventato sempre più esigente e smart. In una prima fase plenaria sono stati presentati quelli che sono i servizi di politica attiva del lavoro e la rete territoriale composta da 10 centri dell'Impiego e dell'Ufficio Collocamento Mirato Disabili. Inoltre, per poter comprendere al meglio il contesto, è stato anche analizzato l'andamento del mercato del lavoro locale. Poi abbiamo visto nel dettaglio la mappa delle opportunità post-diploma, dunque i percorsi universitari e di istruzione superiore, il sistema dell'ITS e i corsi di formazione, ma anche gli strumenti del tirocinio, dell'apprendistato, il servizio civile e il programma Garanzia Giovani. Abbiamo ampliato lo sguardo alla rete EURES, fondamentale per le possibilità di formazione e lavoro in altri paesi europei, ed esplorato le opportunità per il lavoro autonomo e l'imprenditoria giovanile e femminile. Non solo, abbiamo anche voluto fornire agli studenti dei suggerimenti pratici per la ricerca attiva di lavoro nel pubblico e nel privato, attraverso i canali ARPA, agenzie e web, con un focus particolare sui nuovi strumenti di social networking e personal branding. E non è tutto. Con i gruppi classe abbiamo svolto laboratori pratici sulle tecniche migliori per affinare il curriculum, scegliendo quello più adeguato tra le diverse tipologie esistenti, preparandosi poi a gestire un colloquio con aziende e recruiter. Un'esperienza importante questa di ARPAL Puglia, ricca di feedback da parte degli studenti. Noi continueremo ad avere questo rapporto stretto con le scuole per rinforzare la rete del nostro territorio.